Qua ci siamo incontrati, anzi proprio ad inizio settimana, discutendo di sport e solidarietà a braccetto. Questa volta invece sport e legalità. Salerno si contraddistingue sempre. È importante partire dalle scuole, perché sono i primi insegnamenti, dall'elementare, le medie, perché certi concetti ovviamente insieme alle famiglie devono essere ben educati a voi ragazzi, perché oggi vedendo i telegiornali, vedendo tanti film e tante trasmissioni, spesso certi principi importanti, così come quelli della legalità, dell'educazione allo sport, spesso vengono confusi e vengono persi di vista. E tanto è vero che poi noi vediamo, assistiamo in televisione a questi brutti spettacoli, specialmente durante le partite di calcio. Ieri abbiamo presentato le piazze del rugby, coinvolgendo 4 scuole di primo e secondo grado, proprio per dare la possibilità ai ragazzi e alle famiglie di partecipare attivamente a questi primi insegnamenti di sport nella legalità e quindi con le scuole. Questa mattina con la scuola, tra l'altro, dove insegno io, alla Rita Levi Montalcini, c'è questa conferenza stampa per una serie di manifestazioni che devono portare avanti questi concetti. A questo punto però la devo stuzzicare proprio rapidamente, ma lei come educatore che cosa dice ai suoi studenti? Allora, io ho un ruolo importante, perché oltre a essere un amministratore sono prima di tutto un educatore, e spesso ho insegnato anche in scuole difficili, in zone periferiche, però non è detto che l'estrazione diversa sia sinonimo di educazione e di legalità, perché spesso anche nelle scuole del centro, dove i genitori sono professionisti, persone anche di cultura elevata, spesso certi concetti non sono educati in maniera opportuna ai loro figli, e quindi il ruolo dell'educatore penso che sia fondamentale in questa cosa. Bartolomei, Salerno vuole ricordare questo giorno in modo sicuramente particolare. Il 12 maggio ci sarà un'iniziativa al Teatro Augusteo di Salerno. Sì, vuole ricordarlo non in maniera soltanto nostalgica, vuole ricordarlo in maniera propositiva, cercando di trasmettere valori di lealtà, di correttezza, di rispetto delle regole, di rispetto dei ruoli, ciò che Agostino Di Bartolomei avrebbe voluto fare, continuare a fare dopo essere stato un grandissimo campione, ma anche un esempio di stile, di garbo nel mondo del calcio. Lo abbiamo fatto ovviamente chiedendo l'autorizzazione alla signora Marisa Di Bartolomei, che ringrazio anche ulteriormente pubblicamente, e incontrando in questo percorso lungo la strada che ci ha portato fino a questa manifestazione tantissime persone che condividono questi valori, e lo abbiamo fatto anche proponendo un film durante questa serata, un docufilm scritto e diretto da Paolo Geremei, che ha provato a raccontare l'altra faccia del calcio, cioè di chi non ce la fa, di chi pure è arrivato a livelli importanti, ha sfiorato un professionismo di livello, ma non riesce poi a diventare calciatore. Cosa c'è dopo il calcio? Noi siamo abituati a guardare le grandi stelle, le grandi star, sono numeri piccolissimi rispetto a tutti quelli che praticano il calcio e attraverso il calcio si possono formare. Noi abbiamo il dovere di proporre temi di questo genere. Salerno, secondo me, può, da questo punto di vista, avendo una cultura sportiva per seppure sopita, diventare un motore trainante di questo tipo di valore, e il dibattito conclusivo che ci sarà quel giorno, moderato da Gianluca Di Marzio di Sky, cercherà di proporre visioni diverse attraverso protagonisti diversi, sia del calcio ma anche della cultura, e vedremo di portare avanti questo messaggio, grazie anche al grande appoggio che ci ha dato la Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Campano, nella persona di Enzo Pastore, e del Comune di Salerno, che sono gli enti che hanno patrocinato questo evento. Ricordando Ago, si parla di calcio in maniera pulita e non come invece si è fatto in questi ultimi giorni.
Sì, direi che spesso il calcio viene alla ribalta in maniera certamente non positiva, il carico di valori negativi che spesso si associano al calcio, penso al calcio scommesse, penso alla violenza e a tante altre cose, rischia di imbrattare questo mondo che è vero che non è più soltanto uno sport, ma è anche diventato uno sport spettacolo e un business, ma quello è lo sport di grande livello. Il calcio vive anche di altre cose e io voglio provare insieme a tutti gli amici che mi hanno dato una grandissima mano a trasmettere